Salutatevi. Ciao. Ciao cara. Da quanti anni state insieme? 12 a maggio. Troppi. Quanti anni avete? 5? 31. Troppi. Cos'hai pensato inizialmente di lui barra lei? Che topa! Che gnocca! Quando l'avete fatto per la prima volta? Dopo 3 mesi, è passato un po' di tempo. È fatta desiderare la fanciulla. 3 mesi mi sembra, ne è passato. Chi è il più disordinato? Andrea. Io. Chi è il più geloso? Più geloso, forse in egual misura entrambi. Ma non tanto gelosi, nessuno dei due. La tua lei o il tuo lui? Russo durante la notte? Andrea tantissimo, sia di notte che la mattina presto, ed è per quello che uso i tappi. Io invece non russo. Ma lei è russa, eh? Io russo, russo. Ma lei è russa, sì, lei è russa. Fate i peti davanti all'altro? Sì, assolutamente sì. Ovvio, certamente. Parte senza, anzi facciamo a gara proprio. Quando è venuta l'ultima litigata pesante e per cosa? A dicembre, se ricordo bene, perché è cadde nel periodo sbagliato del mese. Con lei è facile, cioè il periodo sbagliato del mese, comunque qualche mese fa, non ricordo esattamente. Quel periodo lì del mese dove voi donne siete intrattabili, per cui... Che parte del corpo amate di più dell'altro? Le mani. Le chiappe. Il viso. Chi è il più rompipalle? Lei. Vediamo se riuscite a reccarvi il naso e poi i gomiti con la lingua. Chi sa cucinare meglio? Andrea. Io, ovviamente. Quanti prima di Andrea? Nessuno serio, tante uscite. E tu Andrea? Nessuno serio, no. Tante storielle. Faccio il playboy. Nella vita hai mai tradito? No. No. Lindo, onesto. Se scopri che l'altro ti ha tradito, che fai? È difficile, secondo me, bisognerebbe trovarsi nella situazione e vedere. Quello che farebbe la differenza è come ha fatto tutto quanto. Bisognerebbe trovarsi nella situazione, ma tendenzialmente nessun gesto da folle. Anche se un po' folle sono. Di fronte ad un tradimento omosessuale, che diresti? Ovviamente la cosa mi stupirebbe un pochino, non dopo 12 anni insieme, però non farebbe la differenza per quanto riguarda la mia reazione. Mi arrabbierei tantissimo, cioè doveva invitarmi come minimo. Parolaccia che dico più spesso? Parolaccia che dico più spesso? C-A-Z-Z-O. Cazzo. Ma cazzo? Cazzo! Entrate in bagno quando uno di due sta facendo qualcosa? Assolutamente sì. E continuiamo anche i nostri discorsi, come se nulla fosse, dopo 12 anni insieme. Sì, normalmente sì. Facciamo le riunioni in bagno. Parliamo, come se nulla fosse. Nei vostri viaggi, chi è più ansioso o si fa più paranoie? Io sono quella più eccitata, Andrea solitamente quello più ansioso, più preoccupato che qualcosa vada male. Io assolutamente. Cioè, paranoico. E io mi preoccupo, io faccio le assicurazioni perché fosse per lei. Cioè si parte così, no? Non si fa mai l'assicurazione, io mi preoccupo dei quartieri, delle zone, io, assolutamente io. Andrea abbassa la tavoletta del water dopo averla utilizzato? Mai, assolutamente mai. No, non abbasso, però lei non la alza quando finisce di usarlo. Cioè secondo me per par condicio quando una donna usa il bagno dovrebbe alzare la tavoletta del bagno. Dopo una litigata chi chiede scusa per primo? A volte lui e a volte io, perché siamo entrambi molto orgogliosi. Io, perché sono molto più bravo. Chi è più dormiglione? Andrea. Sicuramente Andrea. Io. Sempre io. Vi spaventa invecchiare? Tantissimo. Per quello c'è sempre questo tic tac tic tac tic tac. Fai tutto quello che vuoi, fai tutto quello che sogni perché il tempo passa. Sì, assolutamente. Anche perché diventeremo due vecchi rompicoglioni di prima categoria. Chi è il più mammone? Andrea. Assolutamente io tutte le mattine vado a bere caffè da mia mamma. Eh sì, la mamma è sempre la mamma, voglio dire. Alla fine sono un italiano e quindi sono mammone. Chi dei due mangia di più? Chi mangia più dei due? Allora, io mangio tantissimo, Andrea mangia tantissimo. L'unica differenza è che Andrea mangia tantissime schifezze e mangio tantissimo sano. Io mangio un sacco, però quando l'orina ci si mette
È una dura lotta, eh. A volte vince. Siete religiosi? No, una religione vera e propria no. No, non direi. No, non propriamente religiosi, no. Il più chiacchierone? Assolutamente io, secondo me. Io, una macchinetta, mi sa. Il più testardo? Anche questo io, assolutamente. Terribilmente testarda. Lei, testardissima. Testa di cemento proprio. Il più caliente? Più caliente? Entrambi, secondo me entrambi. Diverse fasi. Fanciulla, fa tanto la suora, ma secondo me è lei. Qual è il vostro superpotere e quello che vorreste avere? Ah, io assolutamente quello di fare 355.000 cose in un arco di tempo brevissimo. Quello che vorrei avere è volare, così posso girare il mondo. Io ho la capacità di addormentarmi entro 5 secondi. Quello che vorrei avere è viaggiare nel tempo. Sì, spettacolo. Chi era il più bravo a scuola? Io. Assolutamente io. Ho vinto qualche medaglia, ho vinto quel po' di borse di studio. Andrea invece era un asinello, non studiava niente. Diciamo che io ero il più bravo della scuola, Andrea forse era il peggiore. Io ero una capretta proprio. Capretta, sì. Vi siete mai fatti una canna? Mai, perché penso che avrei un attacco di panico o un infarto. Avrebbe un bruttissimo effetto su di me. Una, mille. Quando ero giovane, tanti anni fa. Adesso non più. Guardare un film porno insieme, sì o no? Sì, assolutamente. Sì, già fatto. All'inizio prendevamo ispirazione, poi adesso insegniamo. Avete mai finto in un rapporto? Sì. Ma tuffa. Ma per piacere. Sciocchezze. La notte mentre sognate, avete mai tradito? Diverse volte. Sì, ma non riesco mai a ricordare il volto di chi tradisco, cioè di con chi tradisco, no? Cioè, no, è una cosa strana. Poi alla fine della fiera poi diventa sempre un'orina nel sogno. Quindi in un modo o nell'altro non vedo la faccia, ma finisce sempre così comunque. Esistono gli alieni? No, secondo me no. Ovvio che sì. Cioè, domanda proprio. Ovvio. Non è neanche da porsi la domanda. Esistono? Certo. Boxer o slip? Slip tutta la vita. Oggi è boxer. Io ero da boxer. Slip comunque, assolutamente. Brasiliana o perizoma? Brasiliana? Ma né una né l'altra, almeno siamo così, eh? Meglio, decisamente meglio, né brasiliana né parizzoma. Quanto è importante il sesso da 0 a 100? Rispetto ad altre cose, 60, non di più. 100, vai, 100, fondamentale. Sopra o sotto? Dipende. Sotto. Chi dei due fa più figure di merda? Una dietro l'altra, la fanciulla, lei proprio una dietro l'altra. Chi dei due ha più fissazioni? Io, assolutamente io. Fisse, ossessioni, paranoie. Lei, mille. Fornelli del gas, chiudere la porta di casa 60 volte. È fissatissimo. Luce spenta o accesa? Spenta. Chi se ne accorge? Spenta, accesa, uguale. L'importante è il risultato. Libro o musica? Li amo entrambi, però la musica è sempre legata a qualche ricordo, qualche momento, qualche emozione, libro musica. È difficile, libro musica, però direi musica, sì, tendenzialmente musica. Se fosse un momento della giornata, quale sarebbe? Questo non ho dubbio, assolutamente, assolutamente il tramonto, perché a metà tra quello che è stato, quello che sarà, un po' di malinconia, romanticismo. L'alba, assolutamente l'alba. Inizio di una giornata, bello, contento, e vai, carica, e su, alba. Chi è il più paziente? Nessuno dei due. Nessuno dei due è paziente. Pro o contro gli omosessuali? Pro, assolutamente pro. Pro, assolutamente. La celebrity con cui tradiresti l'altro? Vincent Cassel, assolutamente, senza minimo dubbio. Brad Pitt, Matthew McConaughey. Una, giusto? Lei te ne avrà dette tre? Almeno 4 o 5? Angelina Jolie. Il più permaloso? Il più permaloso, Andrea. Io sono permaloso, sì. Sì, sono un po' permaloso. Sì, a me... Io non è che porto rancore, però... Simulate il momento sbronza dell'altro. Capisci che Andrea è ubriaco quando inizia a fare il filosofo e canta e ride. Lo fai il filosofo, soprattutto. Oni, comincia. Oddio, mi ha drogato il cocktail. Andrea? Andrea sta male? Mi ha drogato il cocktail? Perché mi gira la testa? Ah!
cartone animato preferito d'infanzia? Ne ho tantissimi. Anna dei capelli rossi, Mademoiselle Anne, Giorgio, i piccoli problemi di cuore. Tutti. Soprattutto... Ma che smiliccia? Tutti. Così riesce. I Puffi? I Puffi erano bellissimi. Spettacolo proprio. E anche DuckTales. Spettacolare. Avevo tutte le cassette. Forse ce l'ho ancora. Avete mai baciato qualcuno del vostro stesso sesso? Sì. No. Stavo scherzando. Io sì, adesso che ricordo. Un mio amico, quando eravamo tutti e due sbronzi marci a Capodanno. Però un bacio stanco. Ditevi ti amo. Ti amo. Ti amo, cara. Ti amo. Mandatevi a fanculo. Il momento che aspettavo. Andrea, ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo, va. Ma dai, ma vaffanculo.